cambia tutto e dobbiamo continuare a fare questo gioco. Oh, meno male che tornano i billi, torna il sorriso. Perché oggi facciamo delle scaloppine al pepe verde, sì, che non è facile da fare, con 1000 foglie di patate. Uno dice, sembra una ricetta facile, ma i billis sono i billis, ecco. Allora, dove siete stati? Perché tocco in cioè, voglio più. Dire, avete lui ha una bronzatura, no, dove siete andati? In montagna, però la differenza, io sono stato in baita e Filippo sciava, hai capito? È quella differenza. Io lo aspettavo la dargli sostegno, no, secondo me era carica. Tu cucinavi alla baita? Sì, sì, cucinavo, facevo di dire. Ma sempre qualcosa da mangiare in mano, sì. Sempre le dimensioni del panino rimanevano sempre infatti, per la noia. Infatti, lui si è ristretto io, e tu no. Esatto. Però quest'anno tiro fuori la mia arma segreta. Qual è la tua arma segreta? La dietologa di mio cugino, cioè la moglie di mio cugino che mi rimetterà in sesto. Quindi, va bene. Dico che sia un mago questa Giulia, adesso vediamo. Dico che sia un mago, vediamo. Vedremo. Allora, dai, da che cosa cominciamo? Filippo si occuperà della nostra 1000 foglie di patate, perciò il contorno delle scaloppine. Io nel frattempo, Anto, incomincio a battere le fettine di vitello. Va bene. Allora, quindi patata cruda? Esatto, patata cruda a 2 mm. Ok, tagliamo con la mandolina. Esattamente. Allora, la mandolina in genere lui ha anche questo sopra per non tagliarsi. Infatti tu invece non lo usi. Sì, vabbè, cioè io lo uso sul finale. Tu lo usi sul finale, ha ragione. Prima faccio lo splendido, dopo. Esatto, prima l'ha fatto un po' così. Poi dopo sul finale, dove usate il copri, perché almeno non vi tagliate. Quello che invece sta facendo tuo fratello è un antistress. Antistress. Per cui quando uno ha boom, 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 gli passa la paura. Allora, quando sono arrabbiato con Filippo, mi sfogo. Esatto, pensi che lì ci sia Filippo. Esatto. E infatti un po' di mille... questo che hanno aperto una cotoletteria. L'abbiamo fatto. Sì. Hanno aperto di tutto, mi manca la cotoletteria. Allora. Condiamo un pochettino con olio. Le patate, parliamo, esatto. Da crudo. Ah no, però prima devo tagliare un po' di salvia. Ah, devi tagliare un po' di salvia. Quello serviva. Ti ha già redarguito tuo fratello con un'occhiata. Salvia e salvia. Da mettere nelle patate, ci siamo dimenticati. Sì, sì. Capito? Calcola che con questa ricetta si possono mettere anche formaggi, qualsiasi cosa, proprio spazio alla fantasia, spezie. E poi il procedimento è il medesimo che Filippo ti farà vedere, Anto. Quello delle 1000 foglie di patate. Sì, quella di 1000 foglie quindi di patate. Quindi qui dentro potrei mettere anche appunto del formaggio, delle spezie. Esattamente. Questo è un piatto anche un po' da montagna, vorrei dire. Sì, mi ha preso un po' ispirazione da Molì quando ci chiedono le ricette. Allora. Vabbè, ma chi ha cucinato in montagna? Sempre io. Sempre. Ovvio. Però Filippo mi faceva da assistente, e lavava i piatti, Esatto. Poi qualcuno deve pur fare le cose. Allora l'aneto. E passa anche un po' di salvia. Pur di stare con la sua nipotina farebbe qualcosa. No, ma lei è un amore, guarda, ti dà tanti sorrisi. La metà basta, a differenza di questo burberone qua di fianco. E assomiglia allo zio, mamma mia. Ma meno male. Meno male assomiglia allo zio che è più allegro, ma non è vero. Non è vero, anche tuo fratello lo è. Allora, quindi, salvia. Finocchietto, salvia, zest di limone. Zest di limone. Che gli diamo un po' di freschezza. Pepe. Un bel po' perché sono tante esatto, queste patate. A cannone. Non lesinate a cannone. Esatto. Sennò poi no, perché magari uno pensa alla superficie. I termini di mio di cucina sono sempre. Vedi Giovanna, non solo due, tre, devi andare qua, No, qua no, bisogna andare tra. E via. E mischia. No, olio. Andiamo con l'olio. Anche questo. Cosa un po' sarà? Se ci vuole. Un chilo di patate questo almeno. Sì. Ma ci così. Servono, Ci servono, certo. Ok. Adesso diamo la girata. Vai. Con allora o mettendo i guanti con le mani, ecco che forse esatto, l'hai detto, non l'ho chiesto io, avevi no, però abbiamo convenuto una volta alla settimana. Oggi già due volte in un giorno, come succede maestro, scusi, Biagio, no, non è vero, hai fatto così due volte macchiata? No, mi serve no, stato ma, no, ma è normale, va bene, ma siamo in cucina, anche se esco con delle patacche d'olio. No. Aglio in polvere. Questo chi piace, esatto. Se la Gio non lo mette, certo. Però chi piace lo mette, ok. Anche che se con la giusta dose, secondo me, si riesce anche a quasi non sentire, ma certo. Le dà quel giusto, quella giusta verve. Personalità. Cosa fai di quelle scaloppine lì? Non ho capito. Queste scaloppine qua adesso io metto dell'olio nella nostra padella, Anto. È il buco. Le impaniamo nella farina.
Quindi farina, scaloppine. Certo, qua proprio farina. Ricetta classica, eh. Lavoriamo tutto sulla salsa. Quindi le scaloppine semplicemente infarinate, un po' di olio. Infarinate. Anche puoi mettere un po' di burro se vuoi. No? Sì, burro, olio, come vogliamo. Questa la mettiamo qua insieme. Allora, noi, importante, carta forno alla base. E guardate, ci mettiamo come facciamo tutti la mille i belli strati con le nostre patate, esattamente. Una sopra l'altra. Una sopra l'altra, praticamente. Tanti strati. Ma scusa, ma tutte quelle patate dentro questa teglietta? No, ho preso la teglia sbagliata. No, scusa, ma avrei capito. Cioè, guardate un attimo, guarda, no? Non ho detto niente. No. Perché... Scusate, adesso la logica vorrebbe. Qui abbiamo un chilo di patate, sì, in questa teglietta. Sì, sì. Ho detto, va bene metterle dentro. Devo ricalibrarmi. Devi ancora ricalibrarti, ma va bene, non ci c'è. Ma le schiacci. Una cosa, ho detto, per piacere, prendi la teglia. Una prendi teglia. Ci penso io. Perché abbiamo una teglia. Ci penso io, Antonio. Va bene. Va bene. Ci penso io. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, guarda, non c'è, no, c'è tutto, c'è guarda, tutto, usiamo tutto. Quella dove abbiamo infarinato. Esatto. E io ho il piano B che si chiama mio fratello Alessandro. Esatto, perché in cucina fai così, guarda, si risolvono sempre i problemi. Ti do un consiglio, ecco, anche facciamo vedere diciamo che è un po' meglio. Diciamo che è un po' meglio. No, perché ho detto va bene tutto, ma come fanno a starci tutte? Va bene gli strati. Questa è no, già... perché prima dietro ho usato quella piccola, ho usato. Adesso per provare, ma adesso guarda quante patate ci sono. Senti, quelle lì invece rosolate, semplicemente infarinate, come io faccio le scaloppine anche sì, al marsala. Per esatto. Dire. Ecco, che sono uno dei miei piatti preferiti, le scaloppine fatte così. Infatti, qua cosa abbiamo adesso per fare la nostra salsa? Abbiamo della senape, del vino bianco, del marsala vedi? E del pepe nero, quello utilizzato per il filetto al pepe nero, proprio il classico piatto. E in più quello abbiamo pepe verde. Scusa. Infatti dicevo, ma non è no. Grazie Filippo. Pronto? Ai gemelli Billy, oggi sono connessi o sono rimasti in montagna? Ce la facciamo. Gressonei. Quindi neanche voglio dire dall'altra parte del mondo. No, vicini siamo stati. Cioè, non avete già anche il jet lag per intenderci, no? Quindi, ecco. No. Vabbè, però questa ci sta. È l'ipossia, la mancanza di ossigeno. Un po' in alto, esatto. Sono stata più alta di voi, eppure, vedi, sono qua bella presente. Allora. Abbiamo visto, tra altre cose... Visto come scia. Mamma, bravissima. Molto bene. Veramente. Non possiamo... Guarda... Perché scio da quando ero bambina, però scio così, dovrei sciare meglio per gli anni che scio, però scio poco. Allora, poi in teoria sai, non è che potrei tanto. Se mi faccio male non qua. È un problema, vero? Allora, Giovanna lo sa anche lei. Infatti abbiamo tolto tutti gli sport. Per forza, perché dopo... Ci sono. Allora, guarda che bella, ma questa teglia di mille foglie è importante. Dove la mettiamo? Adesso diciamo adesso che è piena. Adesso diciamo che è piena. Diciamo che possiamo farne due con tutte le patate. Esatto, diciamo, mi tolgo anche i guanti. E diciamo che la mettiamo in frigorifero per una notte. In frigorifero? Esatto. Ho capito. E lì invece cosa facciamo, Ale? Qua abbiamo fatto la scaloppina, più classica. Ah, no, aspetta, e adesso... No. Mancava, infatti... Ma come? Una vita in vacanza. Ah, che pazienza. Hai capito non c'è cioè, era anche sicuro, no? E io non volevo neanche dire niente per aiutarlo nel fare la figuraccia. Il frigo, ma si vede che si devono seccare un po' e poi le metterà. E invece no. Allora, il forno, quanti gradi? 160 per 2 ore. Per una notte. Dopo, una volta che abbiamo finito... Ma io leggo 160 per un'ora. Ah, no, un'ora, scusate. No, dai! No, mi sto poi... È andato in trance. Non ci ho capito niente. Allora, ripetiamo, le patate... Bisogna tagliarla, condirla con limone, aglio in polvere, aneto o finocchietto, salvia, si condisce tutto quanto, si lasciano mollare un pochettino. Si stratifica nella nostra teglia, in forno 160 a un'oretta. Un'oretta. Si toglie una notte in frigorifero. Poi, ah, ecco. Così si compatta. Ah, quindi il frigorifero c'era, ma sì, dopo. E fino a qua ci siamo.
siamo. Ci siamo. Adesso la scaloppina classica. Vediamo, andiamo sulle scaloppine. Andiamo, vino. Vino bianco, che vino questo bianco. È un classico. Il marsala, che io adoro sulle scaloppine, perché per me non so perché la scaloppina col marsala è perfetta. Poi con la farina con cui le abbiamo infarinate, è così. Limone. Poi, limone. Perché aveva ragione Filippo? Perché erano due ore. Erano due ore? Erano due ore allora? Sì. Ah, la teglia piccola era, no? No, la teglia piccola. No, era la teglia piccola. Ah, la teglia piccola. Ma no, perché lui aveva fatto... Ma prima l'ho fatta con la teglia... Oggi abbiamo fatto un po' di confusione, ma sincero. Io chiedo scusa al pubblico a casa, oggi c'è un attimo di... Ma allora, andiamo avanti quando qua. C'è Filippo è così, eh. Cosa hai messo qua? La senape. Quindi, vedete, vino bianco, marsala, tanta senape. Quella un po' mielata questa meglio. È? Meglio, questa è quella classica, eh. Sì. Però quella la parte mielense che senti è dovuta dal marsala. Ok. Che è quella parte un po' dolce. E il pepe verde, che caratteristiche ha sto pepe verde? Perché si usa sempre la carne al pepe verde e non al pepe? Perché il pepe verde è il frutto ancora acerbo del pepe che non viene cotto e viene solo essiccato o messo in salamoia. Il pepe verde è ancora acerbo, non è ancora maturo. Il frutto maturo è solo il pepe bianco. Per se non è d'accordo, poi ci metteremo d'accordo. No, e anche il pepe bianco, pepe verde e pepe nero sono in realtà la stessa pianta, che è il piper nigrum. Gli altri pepi che vediamo qua, invece il pepe rosa è un falso pepe, e abbiamo anche il pepe lungo, che è un pepe che viene dall'isola di Java indonesiana, e sono tutti della famiglia dei pepi, ma solo pepe bianco, pepe verde e pepe nero sono piper nigrum, quindi diciamo pepe ecco per antonomasia. Perché dici che non è acerbo il pepe verde? No, non dico che non è acerbo, è un'altra pianta, si chiama anche falso pepe. No, il rosa è il falso pepe. Anche il verde. Non sono d'accordo. Andremo a approfondire. Indaghiamo. Però questa cosa la risolveremo lunedì, vi daremo la risposta. In fondo, eh. Perché c'è lì l'olio da friggere? Perché adesso le patate che sono state in frigo dopo essere state in forno sono state compattate un pochettino. Quindi state compattate. Diamo un pochettino di fecola di patate, diamo giusto una passata. E le friggiamo. Esattamente. Hai capito? Questo è un barbatrucco, questa della mille foglie. Sì. È la vera rivoluzione. Cioè lui le ha fatto questa mille foglie, l'ha messa nel forno per un'ora, l'ha lasciata una notte in frigo. Quando sono belle fredde le impanna, diciamo, nella fecola di patate e le frigge. Che tra le altre cose viene fuori una patatina fritta anche alternativa, andiamo, no? Buttiamole intanto qualcuna, dai, vai Filo, se no poi giusto è pronto. Vai. Lui è già pronto a impiattare. Sì, ne abbiamo, lui è già pronto a impiattare, ma noi intanto friggiamo. Io metto in piatto qua le scaloppine, tu. Non mettermi in fretta. No, lui dice no. No, non ti mettiamo fretta, abbiamo tempo fino. Abbiamo sabato e domenica, esatto. Possiamo anche stare qui. Io nel frattempo mi dedico all'impiattamento. La battaglia dei pepi, comunque, fuori onda. La battaglia dei qua pepi. Qua può finire a stracci, eh? Ah, io voglio assaggiare, sapete che io sono appassionata di questi piatti. Vorrei un piattino, ecco, lo prendo da qua. Voglio assaggiare assolutamente questa cosa con la senape, perché c'ha tutti gli ingredienti. Dimmi una fettina piccola, piccola. Che non ma se la tagliamo, la tagliamo. La tagliamo, taglio io, vai. Voglio assaggiare come viene. Voglio un... vedi che intanto li sta friggendo. Ma io ci ho fame. E come vengono queste mille foglie? Interessante questo piatto. Poco lo scopri. Queste potrei assaggiarle io. Quelle potrebbe assaggiarle lui. No, perché le patate... non. Sì. Allora, andiamo, eh. Voglio sentire il sapore di queste scaloppine. Sono qua. Molto curiosa. Ma non vede niente. Era qua. Prova oggi, vero? Con carattere, eh. E tra le altre cose l'intingolo lo possiamo utilizzare per le patate, per la mille foglie di patate, no? Per certo. Le nostre chips. Fa anche da salsa, diciamo, per le patatine. Buonissime. Sei troppo forte. Intanto impariamo a usare anche la senape, che è un ingrediente molto molto importante. Come siamo con le patate? Bruttissimi. Vabbè, un po' le avevamo già cotte prima, meno male. E come le metti in un piatto a parte, qua? Ci sono. Eccole qua. Ecco qua. E il piatto sempre in abbinamento. Sì. Vedi, sembra una tortiglia di patate. Tortiglia di patate con... sì. Un pezzettino, aspetta, anche più. Vedi? Vedi? È buonissima, sì. Questa cosa di patate, secondo me.
poi se questa cosina di patate finisce nel puccino è la cosa più buona. Guarda che bei colori, tanta roba. Guarda che eleganza. Guarda che eleganza. Dorate. Scaloppine di pepe verde con mille foglie di patate. La mia...